Le civiltà più antiche erano civiltà fluviali. Le popolazioni traevano sostentamento dai fiumi e li utilizzavano come vie di comunicazione. In Mesopotamia, i Sumeri e poi i Babilonesi navigarono il Tigri e l'Eufrate impiegando imbarcazioni primitive circolari, simili a dei grossi cesti panciuti. Erano fatte di giunchi intrecciati e prive di vela. Con esse, però, non si poteva risalire la corrente. Alla fine del viaggio, le barche venivano quindi smontate e vendute a pezzi. Anche sul Nilo e nelle paludi del Delta si incontravano battelli fluviali realizzati con fasci di papiro uniti insieme, finché nel terzo millennio avanti Cristo non fu inventata la vela. Sospinte dal vento, le navi egizie avevano ormai raggiunto una grande mobilità. Occorreva renderle più resistenti. Col tempo, lo spostamento via mare nel bacino del Mediterraneo venne realizzato con navi di dimensioni sempre maggiori, capaci finanche di raggiungere i 50 metri di lunghezza e dotate di vela, di una prua anteriore rialzata come frangiflutti per contrastare l'attrito dell'acqua e un timone per manovrare l'imbarcazione verso la rotta prestabilita. Solo più tardi comparve la chiglia, che modificò radicalmente il viaggio per mare. Percorrendo la nave in senso longitudinale nella parte sommersa, la trave detta chiglia tagliava l'acqua in profondità, dando maggiore stabilità e consentendo di conservare la rotta anche con il mare in tempesta. Con l'allungamento in avanti della chiglia si venne a creare infine una sorta di spuntone detto rostro, che rivestito di metallo in funzione di arma da guerra serviva a speronare le navi nemiche.